Oggi vi ho portato qui al Colosseo perché è una delle zone turistiche più frequentate di Roma ed è anche una zona che nasconde un sacco di rischi. Oggi vi faccio vedere non il Colosseo, perché quello lo conoscete, noi vi racconto il Colosseo, ma cosa potete rischiare al Colosseo se venite nei giorni più affollati ma anche nei giorni normali. Perciò se vi interessa sapere che cosa rischiate al Colosseo, bene, se no venite qua, c'è Ster Monnezzaro, vi fate schiaffa tutta la monnezza tra le chiappe. La prima cosa, come arrivare al Colosseo e come tornare dal Colosseo. Il Colosseo è bello perché c'è anche la metropolitana di fronte. Unico problema è che la metropolitana di domenica è chiusa. E voi direte, ma com'è possibile? Il giorno in cui c'è più gente, il giorno in cui tutti arrivano al Colosseo, è chiusa. Sì, come vedete è chiusa. Perché da maggio stanno facendo i famosi lavori che vanno avanti da un sacco d'anni. Adesso non è mia cura capire perché fanno sempre i lavori, e sicuramente se li fanno ci sarà anche un motivo. Oltretutto nemmeno la chiudono, perché fanno comunque ancora lavori, cose, e la gente si infila dentro. Mo sono entrati due turisti, fra un po' li rimandano fuori perché stanno a chiedere informazioni. Vedete, tanti turisti vedono mezza aperta e si infilano. È normale, che fai? Manca la chiudi la porta. Guarda qua, se ne infilano sempre di più, perché ovviamente, guardate, è popolatissimo il Colosseo, se vedi mezza porta aperta con scritto entrance, via, entri, guarda, gli stanno a fasci tutti. Ma volete chiudere almeno la porta, dico io, vabbè. Invece un altro pericolo che potete trovare qui al Colosseo sono i venditori abusivi. Vi spiego il motivo. I primi sono quelli che vendono l'acqua. Perché? Perché vi portano queste bottiglie d'acqua spesso congelate, che non hanno nessun controllo sanitario e spesso sono state riempite da loro e poi messe in un freezer e congelate. Il rischio che vi venga mal di panza è triplice. Uno, non si sa quell'acqua dove viene. Due, non si sa qua bottiglia dove viene. Tre, è stata congelata e chissà ovviamente come trattata e poi lasciata sotto al sole a scongelare. Un'altra fregatura che potete prendere al Colosseo sono per esempio i caricabatterie. È un classico, vi vendono l'asta da selfie, il caricabatterie, tutta roba che dura tra i 3 e i 5 minuti. Il caricabatterie si scarica, l'asta da selfie si piega e voi non ci avete nessuna garanzia, perché comprandoli per strada ste cose la garanzia non esiste. Una cosa che fanno spessissimo i venditori è proprio questa: quando viene abbandonata una bottiglietta d'acqua, come in questi casi, viene poi riutilizzata e riempita nuovamente. Perché poi la cosa curiosa è che il Comune di Roma, attraverso la CEA, mette a disposizione un dispenser di acqua gratuito, sia naturale che frizzante. Perciò qual è la fregatura? Te compri l'acqua e ce l'hai qua a disposizione. Te compri il caricabatterie e ce l'hai qua, perché vi mette a disposizione pure un caricabatterie USB, basta che vi portate il vostro cavo. Questo è tutto gratis. Ciao! Poi, altra domanda. Ma ci sono 2 milioni di turisti, ma le volete mettere 4 panchine in croce? Cioè, guardate, gente che si deve sedere nei peggio posti. Ciao! Ciao. Oggi sto col pianoforte. Ah, ammazza! Rosa proprio! E com'è? E come te lo sei portato qua al pianoforte? Pianista che viene qua, si porta al pianoforte, tutto rosa, lui si chiama Angelo, è ragazzetto simpatico e suona qui al Colosseo davanti ai turisti di tutto il mondo. Beh, fantastico, sì, è davvero emozionante, no? Perché poi vedi la gente che si ferma e apprezza, no? Quello che tu fai, quindi ti danno anche la forza di continuare a credere in quello che sono i tuoi sogni, ecco. Quindi speriamo bene. E poi sono addanti al Colosseo. Sì. Vai, facci sentire qualcosa e poi ti lasciamo lavorare.
Un'altra cosa che è successa qui a Colosseo è che hanno chiuso una delle scalinate principali, ciao, che porta sopra. Ma la cosa più problematica è che è stata chiusa così alla bene e meglio perché è pericolosa, ma in tutto ciò, con tanto di nastro della municipale, come vedete, ci si passa uguale. Non è che ci passa una persona, non è che ce ne passano due, ce ne passano praticamente centinaia. Allora la mia domanda è questa: ma se sta scala è pericolosa, ma se non ci si può passare, ci si fa male tutto quanto? Qua, vedete, è stato tutto divelto. Allora, mette il nastro, non c'ha senso se non ci sono i controlli. Ma come, sono passate 50 pattuglie e questa sta così. Allora, o la riaprite o la chiudete, decidete voi. Perché è pericolosa? Perché ci sono delle parti rotte che possono franare. E però se ci passano migliaia di turisti, la vedo dura. È anche molto pericoloso perché la gente deve saltare da quell'altezza lì. C'è la terra dove si scivola, vedete? Qui praticamente tra vetri, terra, tutto quello che si portano dietro, sassi, qui è facilissimo farsi male. Poi vedete, molti turisti hanno proprio la scarpa aperta. Il problema è che anche sopra è segnalato, però si passa. E qui se noi saliamo, qui c'è ancora tutta la parte di chiusura. Qui la transenna è stata addirittura spostata. Questa qui e queste chiudevano questa parte qua. Ciao, tutto a posto. Qui è dove cadono tutti i vari pezzi. Dovrebbe essere, vedete, uno si fa pure male. Qua uno si fa male, qui tutta roba buttata. Questa è la transenna col vietato l'accesso, che vedete è stata spostata perché, guardate cosa c'è scritto, attenzione caduta massi, perché cadono i pezzi lì. E questa qui arrivava qui e chiudeva così, questa sarebbe corretta. Cioè, se sta così, la gente non entra e non esce. Purtroppo qua ormai la gente è arrivata, dobbiamo riaprire. Però questo non è il lavoro mio, è il lavoro dei vigili. Capito? Sì, ciao. Ciao. Perciò qui continua il passaggio perché nessuno interviene. Eppure ci sono pattuglie dei vigili laggiù, pattuglie dei vigili dietro di me, dappertutto. Però sono tante persone, vedete, che entrano e vanno qua sotto. Quello stiamo a dire noi pure. Che glielo chiudete, ho capito. E anche uno col passeggino giusto stava pure a Dobà. Ma che c'è sta scritto? Ma io infatti l'ho detto. Tonno. Allora bisogna chiudere. Era chiuso, la civiltà che fa come fate tutti voi, l'ha spostata. Non generalizziamo tutti perché voi, tutti no? Voi io... No, glielo ho chiesto, io passo. Se lei è nervosa non è colpa mia. Se lei è nervosa non è colpa mia. Che la prende con me, se chiude invece di parlare, no? No, sopra era chiuso, l'hanno spostato. Lei in un altro paese la sposta la no. Attenzione caduta massi. Attenzione caduta massi, vietato l'accesso ai pedoni. Sì. Per Arco Costantino. Arco di Costantino? Vai avanti, gira sotto e fa tutto il giro. Ok. Grazie. Prego, grazie a lei. Patria conviene passare di qua? Per andare all'altare della patria devi sempre scendere di là. Per forza. Sì, perché ormai è tutto chiuso. Prego. Vedete, dopo che noi abbiamo fatto la prima ripresa c'è stata, chiamiamola, l'intervento, no? Mo non dite che so io che faccio intervenire, che poi tra l'altro avrei fatto pure bene perché lì sotto la gente si faceva male, non c'era possibilità di scendere. Però siccome hanno visto che stavamo facendo le riprese, sono intervenuti e sono andati a richiuderlo e presidiarlo, che poi è la cosa più importante, la chiusura e il presidio, perché dove passano 1000 turisti ogni minuto, come il Colosseo, il presidio, perché uno che te lo riapre lo trovi, ed è questo quello che è successo. Da farvi notare che mentre qui passeggiavano tutti i turisti, ci sono i camion in manovra, ovvio che devono sempre lavorare eccetera, però voi immaginate il panorama che abbiamo qua con i cantieri,
perché sto cantiere è una vita che c'è. De là è tutta terra, camion in manovra, turisti ovunque. Mentre ci sono i turisti, mentre è chiuso il traffico, i camion purtroppo stanno qua, scaricano, inquinano e bloccano pure il passaggio. Un'altra cosa a cui stare molto molto attenti, questo è un mio consiglio personale, sono quelli che fanno i dipinti con le bombolette spray sulle tele. Vi spiego il motivo. Quando loro spruzzano si sente la puzza di vernice, che fa malissimo. Alcuni loro infatti indossano delle mascherine con i doppi filtri. Però chi rimane lì vicino a guardarli, chi gli passa vicino e inala quella puzza, non gli fa assolutamente bene. Quello è il classico angolo dove c'è quello che vende l'acqua congelata, riciclata, eccetera, e quell'altro giustamente che fa questo tipo di dipinti. Però entrambe le cose sono secondo me sbagliate. Io non sono contro i venditori ambulanti, il commercio deve essere regolamentato. Qualcuno dirà poverini, qualcosa dovranno fare, sicuramente, però è anche vero che ci stanno negozi, attività che spesso chiudono perché non ci sono regolamenti. E allora chi fa la concorrenza sleale vince. Poi quelli non sono loro che decidono, quella è gente che viene messa lì da tanta altra gente che sta più in alto. Via dei Fori Imperiali porta al Colosseo, porta a Piazza Venezia, qui a Cavour, e si arriva alla stazione Termini, perciò veramente uno snodo importante. Qui le altre cose pericolose sono gli autobus, oggi non ci sono, ma negli altri giorni corrono come dei pazzi. Adesso non è una critica agli autisti, perché ci saranno quelli che vanno piano e sono quelli che vanno forte. A me sono capitati gli autobus e sono passate delle velocità folli. Allora considerate sempre che ci sono i turisti, e in più si rischia con tutti questi monopattini, sti risciò, sta roba che gira, veramente l'incidente, e non sarebbe il primo. Tra l'altro, come dicevo, qui ci sono un'area dove turisti sono a flotte e non c'è un bagno. Non c'è un signor bagno, l'unico bagno si trova lì dentro, in quell'area, però è a pagamento. Allora, io non dico che il bagno debba essere gratis e tutto, ma se c'è solo un bagno che sta lì dentro e è pure a pagamento, io due domande me le farei. Ci dovrebbero essere dei bagni chimici posizionati qui lungo la strada, o comunque istituire delle strutture che permettano al turista che sta qui di andare al bagno, perché è la cosa più importante. Attenzione alle false guide turistiche, attenzione ai falsi venditori di biglietti, eccetera, perché spesso, se vi va bene, pagate di più un biglietto normale, cioè un biglietto che costerebbe 10 euro ve lo fanno pagare 15 con la scusa che saltate la fila, con la scusa che ce l'hanno solo loro, che sono finiti i posti. Ma la cosa più grave è che vi potrebbe capitare un biglietto che non serve a niente. Vi vendono lungo la strada una prevendita di un biglietto, arrivate al monumento in questione e non entrate, perché o è falso, o è scaduto, o è stato riutilizzato. Qui da Via dei Fori Imperiali io per adesso vi saluto, poi vi porterò altre zone, anzi ditemi voi se volete altre zone turistiche, scrivete turismo nei commenti, turismo, e vi dico il brutto e anche qualcosa di carino di alcune zone turistiche di Roma che dovreste evitare. È praticamente metà cantiere e metà monumento, non è bello da vedere. Poi voi direte vabbè, ma come fanno? Non lo so, ripeto, non è un mio problema, non mi occupo dei cantieri, però da vedere non è proprio il massimo. E poi sto cantiere so anni e anni che c'è. Dal Colosseo vi saluto, commentate, mettete un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao.